Eccolo qua. Tutto il calcio minuto per minuto. Eccolo qua. E fine chiuso. Buonasera gentili radioascoltatori, buonasera da Riccardo Cucchi, apertura inusuale di tutto il calcio minuto per minuto. Quelli che sentite in sottofondo sono gli effetti di uno stadio, in particolare quelli dell'Olimpico di Roma. Consentitemi per una volta di non parlare subito del campionato, ma di parlare di noi, di tutto il calcio minuto per minuto che oggi torna sulle onde di Rai Radio 1 per raccontarvi i gol e le emozioni, ma torna per la prima volta senza la voce di Alfredo Provenzali, che ci ha guidato nel mare procelloso dei diritti per guardare ai doveri, come amava ricordare a tutti noi, tenendo ben presente un principio: tutto il calcio minuto per minuto è servizio pubblico, oggi più che mai, con il suo rigore, la sua compostezza, la sua lealtà verso chi ci ascolta. Allora, ancora per una volta, l'ultima, vogliamo che Alfredo sia di nuovo con noi. Gentili ascoltatori, buonasera dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Prima giornata del campionato di Serie A, anche se il termine giornata è diventato quantomeno improprio, in quanto le nozioni calcistico-temporali hanno ormai perso la vecchia connotazione di data e orario. Rimane per fortuna lo zoccolo duro delle sei partite in contemporanea rassicurante di che sta capendo. Corsini, che ne raccoglie la competenza che... professionale dai cronisti di tutto il calcio minuto per minuto. Sono indietro. È diventato quantomeno improprio, in quanto le nozioni calcistico-temporali hanno ormai perso la vecchia connotazione di data e orario. Rimane per fortuna lo zoccolo duro delle sei partite in contemporanea, raccontate come sempre con passione e scrupolo professionale dai cronisti di tutto il calcio minuto per minuto. Questa musica, no? Grazie Alfredo, grazie per la passione e la competenza che ci hai insegnato. Grazie a Filippo Corsini che ne raccoglie l'eredità dopo aver lavorato al fianco di Alfredo per molti anni. Filippo, ti cedo la linea, augurandoti buon lavoro a nome di tutti i colleghi della redazione sportiva di Rai Radio 1. A te il microfono. Grazie, grazie Riccardo. Beh, le cose cambiano, le storie si rinnovano ed è proprio quello che sta capitando anche alla nostra lunga storia, la storia di tutto il calcio. 53esimo anno, per la prima volta senza la presenza rassicurante di Alfredo Provenzali. Sono stato qui in studio accanto a lui per circa 13 anni ed è dunque normale che la sua assenza oggi mi susciti una particolare emozione. Ad Alfredo va il mio pensiero più tenero in questo momento, senza dimenticare naturalmente gli altri conduttori di tutto il calcio e dunque un ricordo doveroso per il grande Roberto Bortoluzzi, che fu il primo. Un caro saluto poi a Massimo De Luca, maestro ed amico, ed un grazie sincero proprio a Riccardo Cucchi e alla direzione di Radio 1 per l'opportunità offerta a chi vi sta parlando. Queste le mie sensazioni prima del via. Ora cominciamo subito con i particolari di questa nuova Serie A che si presenta ai nastri di partenza. Vabbè. Quella trasmissione su... Ma chi è questo? Non riesco a capire. Sembra... No, no, non c'è questo un pezzo. Mi avevo chiesto video. Non so perché esco, ma comunque. Questo per favore interveniente uno per uno. Onestamente non lo ricordo. Mentre Nicoli sta per partire. Ha già sistemato il pallone all'interno del dischetto degli 11 metri. Pareggio della Lazio, Rocchi e Collina invita tutti a rimanere fuori. C'è davvero grande tensione sugli spalti, un silenzio. Il pareggio del Parma con la palla. Per favore intervenite uno per uno. Allora, la linea tocca a Riccardo Cucchi. Abbiamo annunciato il vantaggio della Fiorentina, 43esimo calcio di rigore trasformato da Miccoli, dunque cambia il punteggio dello Stadio Franchi, Fiorentina in vantaggio su... delle Alpi straordinarie, che ha preso palla, ha saltato due l'incolpevole Juventus 1, Cagliari. Dove siamo? Adesso sentiamo Lecce. Provenzali. Allora adesso sentiamo Lecce. Dove siamo al 40 su punizione di devo fare in solo che ha sbagliato. Preghiamo i colleghi eventualmente di per quanto riguarda le inter pilate, dunque Lecce 2 Parma 2.
Per quanto riguarda le interruzioni, sulle interruzioni preghiamo i colleghi eventualmente di farle dando semplicemente il nome del marcatore, perché altrimenti la trasmissione diventa inascoltabile. Torniamo allora a Firenze, dove Riccardo Cucchi doveva concludere il suo. Oh, insomma, trovato un successo. No, è che non si sentiva bene da Parma, questo che è il problema. Chi è questo? Visto sul web. Tutto il calcio minuto per minuto. Il suo 78esimo compleanno e che vediamo in uno speciale a lui dedicato dal canale televisivo Sat 2000. Era la voce storica di tutto il partite, lasciamo in altra invece di 6 milioni. E magari la di Provenzali, divenuta una delle anime del giornalismo sportivo. Della stessa partita viene raccontata per radio e magari gli ascoltatori sono 500.000 invece di 6 milioni. Io ho trasmesso 500.000 partite diverse, perché attraverso quello che io dico, quello che io ho detto, quello che io ho sentito, ognuno da casa sua, attraverso l'apparecchio radiofonico, andiamo a vedere Enrico Nicolini. Ah, il secolo. Il decimo nono. Un solo album per mille avventure, le figurine da collezionare, folli animali nel viaggio spaziale. Il vostro caro era amante dello sport. Io ho vissuto quasi tutta la vita in mezzo agli sportivi. Chi era Marotta? Questo mi sono distratto un attimo. Eh sì. Penso a questo e penso che dopo la preghiera eccola qua, Paola. Sia il tempo speso meglio della nostra vita. Dio, grande misericordia, ci ricompensa per il nostro defunto Alfredo affinché il Signore lo accolga nel paradiso, dove naturalmente non ci saranno da commentare partite. Andiamo a chiedere questo. Stefano Rissetto. Non ci saranno da commentare. Stefano Rissetto, mentre non riconosco questo collega. Questi potrebbe essere della Sampdoria. Alberto Marangon, sì. Partite, ma ci sarà soltanto di godere. Eppure secondo me è ricorrente questo. Una rotta. Devo prendere esempio da Alfredo Provenzale, non ha mai espresso una critica, un solo sì, no, anzi ciao Alfredo, voce di quel calcio che ci ha fatto innamorare. Il calore e l'affetto non lo si dimostra solo in questa circostanza, ma durante tutta la vita, e credo che Alfredo abbia per la sua area decisione forte. Vivo in Serie A in un derby, tra l'altro, e a fine partita, come esordiente, fui intervistato proprio dal povero Alfredo, e quindi per me è stata la prima intervista nel mio mondo, nel mondo professionistico, quindi ho un ricordo splendido. Poi la persona nel tempo ha meritato ogni più bello appellativo, quindi se n'è andata una bella persona, veramente. Quello striscione è simbolico di, cioè, che una voce che ha fatto innamorare veramente tante, tante persone, me compreso, che magari ero ragazzino e poi giovanotto e iniziavo a occuparmi di calcio come tifoso, e poi invece l'ho sentito come corrispondente anche delle mie, diciamo, prestazioni, e questo è stato un onore. Ma quello che ripeto sempre, perché in questo giorno e mezzo, diciamo così, me l'hanno chiesto in molti, si era stabilito un rapporto quasi di amicizia, casuale, perché io andando in trasferta a commentare le partite
lo trovavo sempre, era ormai un appuntamento abituale appunto a Fiumicino, no? E rientravamo insieme, lui viaggiava sempre in taxi, quindi ovviamente lo accompagnavo poi a casa. E quindi in 5-6 anni ormai si era stabilito un rapporto, tra l'altro di un vecchio stampo proprio come modo di essere, no? Nel set di lì, in via Trento, però proprio il modo di essere, la correttezza di una persona che lascia veramente un grande rimpianto da un punto di vista professionale, per i suoi sicuramente anche da un punto di vista umano, così come per tutti quelli che l'hanno conosciuto, anche se superficialmente come me, però c'è stato un rapporto molto intenso, almeno simbolicamente parlando. Ecco, grazie, grazie, non so, per l'attenzione. Non... Allora, si conclude così l'ultima puntata della stagione 2008-2009 di Tutto il Calcio Minuto. Qui Alfredo, 75. I ringraziamenti vanno, e non solo per oggi, a Gianni Amato, Walter Gorietti ed Antonio Doddi, che hanno curato come sempre in maniera perfetta l'organizzazione, a Claudio Urbani per la collaborazione preziosa che ha dato in regia, ai tecnici di studio Marco Mascia e Gaetano Albora. Fra poco, l'abbiamo detto, andrà in onda Domenica Sport condotta da Filippo Corsini. Agli ascoltatori un grazie particolare per la loro fedeltà alla trasmissione e l'affetto con il quale continuano a seguirci. La prossima stagione festeggeremo con loro, ma verrebbe forse voglia di dire per loro, i primi 50 anni di Minuto per Minuto. Ed allora chi vi parla verrebbe voglia di dire a risentirci, ma forse sarebbe un atto di presunzione, è meglio sostituirlo con un atto d'amore, la promessa che saremo tutti immancabilmente ancora una volta ascoltatori attenti e partecipi dell'immarcescibile, come avrebbe detto l'indimenticabile Sandro Ciotti, Tutto il Calcio Minuto per Minuto. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie, grazie, e non solo per l'attenzione. Vibrazioni. Cos'è questo? Infatti non poteva essere un video di 1:15. Sampdoria Juve, ma 3, Fede Provenzale ricordato da Bruno Gentili. Ameri Ciotti Provenzali, le voci per eccellenza, le voci come un marchio di fabbrica, come un'impronta digitale, quasi un biglietto da visita. Del resto era impossibile non riconoscere subito al telefono la carnalità dei loro timbri, il tono morbido, pastoso di Enrico, quello aspro, graffiato dalla raucedine di Sandro e poi quello armonioso, ben accordato di Alfredo. Provenzali aveva un grande pregio, quello di riassumere i grandi doni che avevano Ciotti e Ameri. La stessa eleganza sintattica di Sandro, la fluidità, la plasticità di Enrico, marcata però da quella coda sull'ultima vocale, quell'allungare le O, le A, in chiusura di periodo. Lo faceva per guadagnare millesimi di secondo sul pensiero successivo. Provenzali è stato un signore del microfono e pensare che lo soffriva, ne avvertiva il potere. Alla radio diceva le parole pesano come macigni e al microfono si avvicinava sempre con una preparazione meticolosa e enciclopedica. Era una forma di paura, sì, ma calcolata. Si dava paura per darsi coraggio, una forma di rispetto per tenere la concentrazione al massimo. E infatti, dalla sua voce, una voce da doppiatore anni 50, non traspariva mai nessuna esitazione, nessun cedimento, se non quello per le inseparabili sigarette. Ha raccontato tutto lo sport, ma si appassionava soltanto per il ciclismo, per le sue gesta epiche. Ed era soprattutto in quei momenti, quando c'era da esaltare la fatica, l'eroismo, che la voce di Alfredo Provenzali diventava cinema. Sentivi e vedevi. Bravo. Tonino Raffa e il maresciallo. Arriverà un video? Ma, sì. Ma. You report. Corsino. Io a porto, lo ricordo.
Umberto Broccoli. Broccoli, broccoli, broccoli. Città del Messico, vedi. Ah, c'è.